grazie per essere qui, aver superato tutte le varie difficoltà che una città complicata come Roma pone a tutti, a qualsiasi età, anche ai più giovani. Non è facile. Apriamo i lavori del convegno, di Unient, all'interno del quale presentiamo l'ultimo lavoro che abbiamo costruito insieme all'autore, a Fabrizio Piemontese, che è qua, lo presento, quindi a Fabrizio Piemontese, l'autore del libro, e anche con il supporto e l'incoraggiamento ricevuto da Aurelio Mancuso, che ne ha messo a disposizione la relazione. Con noi ci accompagna in sala anche l'ex assessore alla casa del Comune di Roma, Francesca Danese, con noi. È presente e coordinerà i lavori Tommaso Capezzone, che molti conoscono già, e io direi però di invitare i padroni di casa del CESN a dare ovviamente un saluto ai nostri associati, ma anche ai nostri amici che sono venuti oggi a trovarci e sapere e conoscere un po' quelle che stanno facendo il nostro prodotto, il nostro futuro. Buongiorno a tutti, io sono il coordinatore Non è la prima volta che il centro servizi volontariato del Lazio, noi facciamo servizi alle associazioni di volontariato, di comunicazione, informazione, promozione, organizziamo seminari convegni, forse di formazione l'ho detto, mettiamo a disposizione questo locale dove oggi voi. E questo diciamo è il nostro lavoro. Ci siamo già conosciuti, abbiamo già avuto il piacere di incontrarci, quindi per noi è sempre un piacere avere collaborazioni e incontri con voi. Francesca Danese, poco fa citata, è la nostra ex presidente, quindi diciamo siamo in casa in qualche modo, siamo contenti che siate qui, vi auguriamo un buon lavoro con il convegno, anche a voi un buon Natale. Grazie. Il nostro coordinatore, le persone che ci accompagna anche in queste attività attraverso ci coordina in queste attività attraverso questa sua nuova creazione che si chiama Innovazione Sociale, che vedete anche attraverso sul libro attraverso questo marchio, è la dove diciamo l'attività in cui lo stesso Tommaso Fezzone svolge in modo volontario, facendo volontariato, il suo lavoro, quello più appassionante, cioè quello di trattare i temi che riguardano il sociale, e visto che il tema di oggi è uno dei temi sui quali come società spesso incontriamo numerose e complicate difficoltà, sicuramente è un ambito, è un tema che gli appartiene e che lo appassiona. Credo che si sia preparato a partire, io vi passo la parola e sarà lui ovviamente a coordinare i lavori, sapendo che ci sarà ovviamente da parte di voi presenti anche la possibilità di intervenire e anche offrire un vostro contributo al dibattito che seguirà la presentazione. Gusto sempre molto buono, gentile. Io sono una persona che diciamo un po' che non fa le cose normali. Allora qualche giorno fa in un grido ho visto questa pubblicazione che non conoscevo e mi ha incuriosito per il titolo, per l'immagine. Gli Ippi avevano ragione, punto interrogativo, tutto colorato. Gli Ippi. E allora sono andato a leggere chi fosse che fermasse questa domanda un po' così, fuori tempo, fuori tema, visto diciamo l'andazzo delle cose, dello stato di cose presenti. E vedo che l'ideo lifestyle è solo 24 ore, quindi stiamo parlando di un supplemento del solo 24 ore del giornale della Confindustria. Un certo diciamo un'organizzazione liberal for libertaria. E nell'articolo, citando tra l'altro anche il Financial Times, quindi ancora più nel
dice perché noi pensiamo, molti pensano che gli IPA hanno ragione, perché oggi ognuno si veste come gli pare. Il servizio militare è stato obbligatorio, è stato abolito, la marijuana è legalizzata in molti stati o in via di legalizzazione, il vegetarianismo è molto diffuso, l'agricoltura è passata dalla mutua, la classe dirigente non paga più la propria sede di spiritualità nelle chiese, ma spesso fa yoga o cose mindfulness, insomma. Cioè vari tipi di si realizza in vari tipi di mercati. L'ambientalismo è una cosa molto continua, ci sta anche il femminismo e il sesso, ognuno fa come gli pare, abbastanza in maniera libera. Cioè praticamente dice tutto quello per cui in maniera molto, diciamo, prima dei, come precursori, avevano detto, avevano cercato di realizzare. Si dimentica le comuni, e veniamo al tema di oggi, perché questa cosa delle comuni, diciamo, era una libera scelta di quello che ora noi chiamiamo coaussio, che però spesso oggi non è una libera scelta, è una coabitazione forzata, cui poi ci parleranno anche alcuni giovani, a cui sono costrette le nuove generazioni, che ormai, diciamo, non stiamo più parlando di ragazzi, parliamo di 20 anni, 25 anni, anche 40 anni, che attraverso la loro vita dimostrano che poi quando Bowman dice la società liquida non è un sociologismo, è la realtà, perché il lavoro è liquido, la famiglia è liquida, anzi spesso non esiste. Ora addirittura anche la cosa più stabile in cui in Italia, insomma, sembra aiutarmi, il 70-80% sono proprietari di casa, diventa liquida anche la casa perché si lavora 3 mesi a Londra, 7 mesi a Torino, 6 mesi non si lavora, e quindi si può. Allora, qual è il tema dell'innovazione sociale, delle associazioni, delle forze politiche, quale dovrebbe essere, le forze sindacali? Quello di accompagnare questi processi della società, non dico cercando di regolamentare, perché sarebbe troppo, alle scarse forze di queste nuove forme di intermediazione, ma comunque di aprire delle prospettive, un po' come hanno fatto gli altri, cioè guardare avanti e parlare, appunto, cominciare da oggi, di coaching, perché sembra una cosa strana in Italia, dove il 70-80% degli italiani è possessore di casa, però spesso poi non serve i propri figli per la casa, perché è troppo grande, perché è immobile, perché costa, perché non sta dove c'è il lavoro, sta per esempio a Roma dove non c'è il lavoro, che non ha Milano, dove c'è il lavoro c'è, e così via. Io passerei la parola a Jimmy Grey. Grazie a voi per essere qui. Prima di cominciare cercherò di non farla troppo lunga, anche per lasciare un po' di curiosità per molti altri. Volevo, ecco, rapidamente presentarmi. Io sono un po' nuovo in questo settore del sociale, dell'abitare, anche se ci sento qui al centro, sono un po' di casa, perché anch'io, diciamo, quando i miei capelli avevano un altro colore, ho fatto una lunga esperienza di volontariato in un'associazione ambientalista, come poi rendo conto nel testo, che poi si è interrotta proprio per esigenze anche di cercare una dimensione. Quindi lo spunto di scrivere questo testo è stato anche un po' autobiografico, nel senso che ho una situazione di necessità abitativa e mi sono messo a cercare dati, informazioni e possibili spunti di innovazione. L'occasione del testo è nata dalla lettura, anche qui voglio richiamare come anch'io, dalla lettura di un articolo di Quartiere, il quartiere dove è situata la ex Fiera di Roma, perché è il quartiere dove sono cresciuto, e quindi leggevo delle novità urbanistiche relative a questo spazio che l'amministrazione comunale intende destinare a nuove residenziali e commerciali. E quindi da lì ho avviato una riflessione che mi ha portato poi
a cercare delle modalità applicative o alternative a questo modello. Quindi, se siete d'accordo, entriamo quindi nel merito e vediamo quali sono i contenuti che vi vado a presentare. Abbiamo fatto prima un quadro della situazione, quindi quadro del disagio abitativo che penso tutti quanti più o meno conoscete, ma cercando di prendere dei dati più recenti possibile, fermo restando che i dati sono in continuo aggiornamento e evoluzione, quindi è chiaro che non rappresentano la realtà assoluta, però sono utili per darci una fotografia del quadro. Alcuni risultati delle esperienze di social housing che sono disponibili e una proposta del settore. Quindi andiamo col primo argomento. Come primo indicatore abbiamo, del disagio, abbiamo preso il numero degli sfratti, i dati sugli sfratti, e questi sono i dati, credo siano gli ultimi disponibili del Ministero dell'Interno, relativi all'anno 2015. Quindi vediamo sostanzialmente che le richieste di esecuzione di sfratti aumentano di anno in anno. Viceversa, le sentenze emesse e ancora di più l'esecuzione dei provvedimenti diminuiscono sensibilmente da un anno all'altro, quindi aumenta la richiesta della procedura ma diminuisce il numero di procedure. Questo credo che sia un trend abbastanza costante. In assoluto, in percentuale? In percentuale rispetto all'anno precedente. Perché se no, no. Sì. C'è una discrasia. Ci cioè sono talmente tante le richieste che la macchina è in aumento, non riesce. Sempre per quello che riguarda gli sfratti, vediamo le motivazioni. Qui sono i dati di Nomisma del 2015 a venirci in soccorso, e poi nell'opuscolo è citato proprio lo studio specifico con il link che potete trovare su internet, che ci dà questi dati. Bene, il 90% circa è dovuto a morosità incolpevole, ovvero perdita di lavoro, basso salario, mentre solamente il 10% si può attribuire alle esigenze del proprietario di riutilizzare lo spazio, di entrare in possesso del 30% di questi nuclei familiari in locazione. Chiaramente la statistica presenta dei dati nazionali, quindi come il discorso del pollo intero o mezzo pollo, la situazione è accentuata nei grandi centri urbani. Qual è la disponibilità teorica di casa? Anche qui dati Nomisma del 2015 ci dice che le case di edilizia economica e popolare potrebbero soddisfare una domanda potenziale di circa 700.000 nuclei, ovvero all'incirca il 30% di quelli che neanche ne hanno bisogno, quindi esiste comunque una domanda a cui non viene data. Parallelamente il potere di acquisto di uno stipendio medio nel 2012 si è ridotto ed è il 43% di quello del 1970. Questo spiega probabilmente anche perché i nostri genitori, i miei genitori, sono riusciti ad acquistare un immobile e molti della mia generazione invece non ci riesco. La propensione al risparmio, qui torniamo sul dato di Nomisma, anche se nella sua applicazione Nomisma, diciamo, da un'interpretazione sembrerebbe quasi favorevole di questo grafico, perché vedete nell'ultima parte, nell'ultimo anno, negli ultimi anni, c'è quasi una ripresa della curva rossa o una diminuzione della curva nera, che rappresentano rispettivamente la capacità di risparmiare o coloro che intaccano i risparmi, che quindi decrescono. Però ciononostante vediamo che i valori delle curve, sia quella rossa sia quella nera, si mantengono a livelli superiori per tutto il periodo precedente, quindi siamo comunque ai massimi storici anche se le curve denotano una piccola ripresa. Quindi la percentuale delle famiglie che non riesce a risparmiare è ai massimi degli ultimi 30 anni. Andiamo quindi riguardo sempre alla compravendita, la distanza che c'è tra la domanda e l'offerta.
Qui ho preso dei dati di Legambiente del 2009 che indicavano per Roma 245.000 immobili, case sfitte o vuote, che potrebbe essere coerente perché poi c'è un dato dell'agenzia solo affitti del 2016 che però ci parla di un dato complessivo nel Lazio di 490.000, quindi il dato, almeno come ordine di grandezza su Roma, potrebbe essere coerente. Gli immobili in vendita in Italia nel 2014, e qui, da qui in poi prendiamo dati del Sole 24 Ore, sono oltre 540.000, quasi mezzo milione, di cui le costruzioni invendute nuove nel 2012 erano 120.000, nel 2014 sono attestate a 143.000, quindi c'è stato un aumento del 10% in due anni di invenduti, nuove costruzioni invendute. Parallelamente i dati si sono, sì, cioè l'invenduto sfiora gli 800.000 immobili a Roma. No, questa è nazionale. Sono nazionali, sì. I dati di Roma sono solamente la prima. Poi siamo andati a vedere il tasso di assorbimento dell'offerta nel periodo antecrisi, cioè le compravendite riuscivano a soddisfare il 70-80% dell'offerta. Nel periodo di post-crisi il tasso di assorbimento dell'offerta è sceso a sotto il 50%, quindi di fatto c'è una grossa quantità di invenduto che pesa il nostro territorio e che di fatto rappresenta un errore imprenditoriale del settore. Tutti quanti ricorderete una manifestazione che c'è stata pochi giorni fa, non autorizzata chiaramente, con lo sgombero a Piazza Venezia, che quindi è inserita semplicemente per attestare l'emergenza di un problema che evidentemente è attuale, e anche un servizio del TG3 di venerdì scorso che ci ha presentato, ci ha presentato i dati Istat sulla povertà, quindi 17 milioni e mezzo di persone, 25% in media nazionale, a rischio o in povertà. Chiaramente la situazione è diversificata tra il centro, il nord e l'Italia. Quindi l'insieme delle attività atte a fornire alloggi adeguati attraverso regole certe di assegnazione a famiglie che hanno difficoltà a trovare un alloggio a condizioni di mercato, quindi non stiamo parlando delle situazioni di indigenza o di povertà, stiamo parlando delle situazioni che ci sono dei redditi, ci sono delle attività lavorative, malgrado ciò non si riesce a entrare nel mercato della locazione. Quindi questa metodologia cerca di dare risposta a questo fabbisogno abitativo, non solo, ma cercando di inserire il concetto dell'integrazione sociale nell'abitare. Quindi questi sono alcuni elementi su cui il social housing è in grado di intervenire, di agire. Chiaramente l'emergenza abitativa, percorsi di formazione all'autonomia del singolo, la realizzazione di alloggi di alta qualità, intesa come efficienza energetica, cosa che il nostro patrimonio edilizio è quasi completamente assente, il supporto per la formazione di una comunità di abitanti, non solo di condomini che non si conoscono quasi nemmeno, la progettazione di spazi collettivi condivisi ma non di uso esclusivo del social housing, ma ad uso dell'intera città, aperti alla città, quindi spazi commerciali, promozione quindi della partecipazione civile, perché una delle riflessioni che poi sono riportate nel testo e nella premessa è proprio questa, cioè fabbisogno abitativo è una delle condizioni che poi ci apre alla partecipazione civile. Certo, non è una equazione matematica, però è una delle condizioni che permette di costruire queste basi. Quindi
Io faccio l'esempio del romanzo di Pasolino, Una vita violenta, dove il protagonista, solo dopo aver ricevuto, la famiglia aveva ricevuto l'assegnazione di una casa dell'istituto INA, inizia ad avere una vita sociale, una partecipazione politica. Ricordiamo che il protagonista veniva da una realtà di borgata, di periferia, quindi che quasi non aveva nessuna. Quindi come testimonianza ho voluto portare questo piccolo esempio. Senza andare a ripercorrere alcuni esempi che sono, per cui vi lascio un po' di curiosità, ho ripreso solamente la sintesi di quelle che sono le esperienze in Italia monitorate da Nomisma e che quindi ci riportano la differenza un percentuale tra il canone di mercato in quella realtà urbanistica e il canone agevolato nel social housing, che come vedete ha delle punte anche al quasi 50%. Io sono convinto che nel caso di Roma, avendo conosciuto i dati sui canoni di mercato di Roma, sono piuttosto convinto che una possibile riduzione si potrebbe attestare più sui valori alti che sui valori bassi, perché comunque Roma rappresenta un picco dal punto di vista della richiesta. Diciamo sta più su Firenze. Sì, potrebbe collocarsi più sulla fascia di Firenze, secondo me, poi è una mia opinione, non è suffragata da dati reali, proprio perché come vedete le esperienze a livello nazionale si fermano a una certa latitudine, cioè non riescono a compenetrare tutto il territorio. Quindi sicuramente, come è stato anche accennato prima, un vantaggio per la domanda, perché chi usufruisce di questi canoni paga di meno, ma indirettamente una diminuzione della tensione sociale, una maggiore possibilità di mobilità sul territorio nazionale e quindi una possibile risposta anche a un discorso occupazionale. Qui cerchiamo di delineare alcune linee su come intervenire, ricordando innanzitutto che in Italia non risulta esistere un ministero dedicato all'abitare, uno dei bisogni fondamentali dell'essere umano, ma è inserito in altre deleghe. C'è necessità di individuare e valorizzare i vuoti urbani. Il piano del vuoto urbano chiaramente si innesta con questo discorso, perché è proprio dai vuoti urbani che io ritengo bisognerebbe cominciare a fare gli interventi, di cui appunto l'esempio che vi portavo all'apertura potrebbe rappresentare il primo punto di partenza, la famosa ex Fiera di Roma, da cui è nato questo articolo e poi questo punto. Non ultimo, la capacità di controllo della qualità dei progetti e di monitoraggio del flusso finanziario. Questo è messo alla fine, ma forse è il nodo centrale che manca nel nostro sistema, il famoso cemento che tiene con la colla. Stiamo alludendo a questi fenomeni, quindi la capacità di controllare e di prevenire situazioni di non corretto utilizzo delle risorse, quindi che i progetti seguano le linee indicate. Bene, quindi con questa parte, la terza parte, che si conclude l'intervento, come passare dal possesso del bene casa al servizio abitativo, un po' come succede nel settore dell'auto, no? Stiamo passando sempre più dal possesso dell'auto, per fortuna, cosiddetto car sharing, all'auto condivisa. Addirittura recentemente si sta passando al moto sharing, motociclette, così, anche se la flotta è ancora limitata e ci sono ancora forti limitazioni del servizio. Quindi la linea è quella. Quali sono i vantaggi di un possibile percorso di questo tipo? La creazione di una comunità, perché chiaramente si mettono in collaborazione le persone che prima nell'edificio erano semplicemente estranee. La comodità logistica di abitare vicino al lavoro della famiglia, lasciare una disponibilità di spesa ai nuclei
che possono indirizzare su altri settori, che possa essere la prevenzione della salute, che possa essere la cultura, qualsiasi cosa che comunque può a sua volta generare mercato, generare movimentazione economica. E quindi applicabilità di politiche di riqualificazione urbana, perché chiaramente se non parliamo più di un abitare multiforme, ma di un abitare aggregato in complessi, è più facile applicare politiche di riqualificazione energetica. E quindi questo è uno dei primi pilastri su cui si basa la proposta. Come vedete sono tre. Questo è un primo pilastro, società, sostenibilità sociale e ambientale. Qui vedete alcune immagini tratte da una trasmissione che è stata soppressa che vi fanno vedere alcuni spazi condivisi come l'orto in terrazza, lo spazio lavanderia, lo spazio di parcheggio delle bici. Tra l'altro voglio fare una piccolissima parentesi, ho letto che nei regolamenti edilizi di Milano e di Torino è stato da tempo approvato la possibilità, cioè, di che il condominio non possa impedire il parcheggio delle biciclette negli spazi più comuni. Credo, ma non mi sono documentato, che Roma ancora non abbia recepito questa cosa, non ha recepito, non credo. Quindi questo sarebbe primo passo, forse anche molto semplice, per poter dare un indirizzo in questa situazione, in cui molto spesso io stesso riesco, in esperienza, vado a vedere immobili magari senza ascensore, quarto piano, io magari potrei anche permettermi di prendere un immobile al quarto piano senza ascensore, ma siccome mi muovo in bicicletta, dopo ci sono questi piedi, chiaramente devo scartare, sto dicendo cose normali. Vedete che c'è anche in queste foto, questo in particolare, l'attenzione alle fonti rinnovabili. Quindi questo edificio di cui vedete le foto, che è in Svizzera, è un edificio a 2000 watt, si chiama, e prevede un'installazione di fonti rinnovabili, una dotazione media di 32 metri quadri a persona, con una dotazione invece di 400 metri quadri di comuni tra alcuni dei locali che vedete qui, spenditori, spazi di ristoro, orti, sì, nel detto, cioè, la tematica degli orti urbani è molto in espansione in questo, se non altro come concetto. Quindi il concetto non è quello di diminuire il comfort, anzi l'obiettivo è quello di aumentare il comfort per le persone, aumentare le possibilità di socializzazione, però riducendo il consumo di spazio e il consumo di energia. Alcuni di questi interventi si potrebbero realizzare, secondo me, anche con l'articolo 71 della legge del dicembre 2015 sulla Green Economy, l'articolo 21, che prevede l'istituzione delle oil-free zone, cioè delle zone senza l'utilizzo di combustibili fossili. Quindi ci sono anche degli agganci normativi su cui intervenire. Sempre sul tema della sostenibilità ambientale e sociale, ci ho voluto mettere anche attenzione alla gestione dei rifiuti, che poi è il settore da cui provengo, quindi dei spazi, piccoli centri di raccolta, non proprio centri di raccolta come richiede la normativa, ma come degli spazi simili a quelli che sono centri di raccolta, ma a dimensione più di quartiere. E poi un tema innovativo, anche questo introdotto con le modifiche recenti, che riguardano la possibilità di effettuare il compostaggio di comunità, cioè non più il compostaggio svolto dal singolo utente, ma svolto da più persone, ad esempio condomini, eccetera. E qui sono fotografie tratte da una realtà europea dove questo discorso è già avviato da anni. Come vedete, le compostiere che sono qui sono ad uso di un gruppo di persone e sono, mi piace dirlo, compostiere manuali, mentre da noi si sta un po' delineando la soluzione tecnologica, che secondo me non introduce un'altra complicazione di impianto che probabilmente non è così necessaria in questo
momento, visto che impostate si può fare anche in modo semplice. La sostenibilità economica, secondo pilastro dell'intervento. Il progetto si deve reggere perché se c'è un privato che fa degli investimenti, questo privato evidentemente vuole avere degli utili, anche se in forma dilazionata nel tempo, limitata, ridotta, ma comunque ci devono e non deve essere un'attività in perdita. Quindi siamo andati a pensare anche dalle esperienze monitorate delle attività che potrebbero essere compatibili con un immobile, e qui ne vedete alcune, ve le lascio sfogliare queste attività. Mi soffermo magari sul discorso del vendita all'imballaggio dei prodotti sfusi, è un tema che va in controtendenza con quello che succede nella realtà. I negozi di vendita di prodotti sfusi chiudono, stanno chiudendo da quello che io vedo a Roma, me ne è rimasto solo uno, perché probabilmente anche non c'è una politica di incentivazione da rifarsi, mentre questi vanno in un'attività sociale diversa. Il condominio di strada potrebbe essere un servizio proprio che si trova all'interno di un'unità di social housing. Gli spazi culturali, ho richiamato dei nomi di progetti che poi chi è curioso può andare ad approfondire. Il cinema Beltrado di Milano è un cinema dove praticamente c'è una programmazione a demanda, cioè a richiesta, dove si fanno proiezioni indipendenti, insomma un po' quello che faceva il cinema L'Aquila a Roma. O del progetto Open Milano. Il progetto Open Milano, anche qui potete andare a curiosare, è un progetto in cui ci sono spazi di co-housing, di co-working, librerie, spazi di ristorazione, eccetera. E poi ho inserito anche un altro spunto, attività artigianale di riparazione beni e oggetti utilizzando le nuove tecnologie che ci sono fornite dall'avanzamento della tecnica, cioè le famose, forse anche qui avete sentito parlare di stampa in tre dimensioni, scannerizzazione, modellazione in tre dimensioni, sono tutte realtà che si stanno diffondendo e di cui ci sono diversi esempi anche a Roma. A Roma ci sono diversi Fab Lab, sia la Garbatella sia che sulla Casilina. Quello sulla Casilina ad esempio è uno spazio pubblico realizzato dalla Regione Lazio e chiunque può andare e seguire corsi o fare pratica di queste cose. Terzo pilastro ed ultimo, e non mi dilungo oltre, la sicurezza dell'abitare. La sicurezza chiaramente intesa come sicurezza rispetto agli eventi sismici, per cui Roma non è immune, contrariamente a quello che molti pensano. Roma ha una caratterizzazione sismica che va dalla classe 2 alla classe 3 a seconda delle zone. La sismicità di Roma è molto legata alla sismicità dell'Appennino centrale. Perché per me in un momento complicato in cui facevo tutto l'assessore alle politiche sociali e abitative, siete stati per me fonte anche di grande ispirazione. Mi avete insegnato un tema che insomma io non venivo da un mondo che non conoscevo il tema dell'abitare, ma grazie a serate, ore e anche ai suggerimenti di Patrizia che ancora continua a chiamarmi e a sollecitarmi nell'impegno. Quindi pensate che per esempio la gara che purtroppo è andata brutta, volutamente è stata mandata brutta, all'interno di quella gara europea, prima a Roma, Residence, io avevo pensato e proposto anche il risparmio energetico, perché grazie al vostro convegno, grazie alle vostre sollecitazioni, io ho imparato anche come potevamo fare tutto questo. Dopodiché, felicissima anche torno alla tua domanda, è chiaro che non a caso le politiche abitative per me devono stare con le politiche sociali, perché il welfare è un pezzo della vita delle persone, il bisogno della persona, ma addirittura anche le politiche del lavoro dovrebbero stare insieme,
che la qualità della vita di una città e delle persone che la abitano si vede se hanno o non hanno casa. Il Ministero del Lavoro, se, del Welfare. Se non hanno, se hanno o non hanno casa, dove ce l'hanno, perché ce l'hanno, noi abbiamo dato per scontato, e qui è anche lo scotto di uno scarso studio di politiche demografiche ad hoc, perché davamo anche per scontato che tutti comunque ci avevano la casa di famiglia, retaggio appunto della nostra cultura contadina, perché mio nonno la prima cosa che cioè, mi ci ha inculcato in testa, l'ha mandato ai miei genitori, ma anche a me, è che io dovevo fallivo nella vita se non riuscivo ad avere una casa, e quindi con grandissimi sacrifici, cioè, ancora da pagare, però insomma per me era un obiettivo. Non abbiamo fatto i conti con modifiche epocali, non solo in Italia, ma anche in Europa, però l'Europa già era preparata, c'era uno studio forte sull'epidemiologia sociale, che sono epidemiologa sociale, ogni volta devo spiegare che cosa significa l'epidemiologia sociale, quindi non aver tenuto insieme per anni, per decenni, siamo fermi, e voi lo sapete molto meglio di me, a Fanfani, che è quell'intenzione di fare della politica popolare, residenziale, pubblica per le persone. Io vi dico anche un'altra cosa, sono rimasta profondamente sconvolta perché ho girato la città dappertutto e messa umilmente a servizio. Io trovo che qual è la differenza tra questi palazzoni di via Libia, che sono orribili nel quartiere tra l'altro, e invece c'era una bellissima all'inizio del secolo scorso edilizia residenziale pubblica, ce ne abbiamo dei gioiellini nella città. Perché non abbiamo più costruito in quel modo, e perché comunque pensiamo che questi viali enormi con negozi, con, senza poi luoghi di aggregazione, paradossalmente Garbatella ha un senso, come ha un senso l'abitare nelle case popolari di Monte Sacro, di fronte a Città Giardino, abbiamo questi villini straordinariamente belli, dove peraltro, e ho fatto un lungo studio su questo, c'è una socialità che non è morta, perché c'è una relazione che ha continuato fra le persone. Allora io, fra le politiche dell'abitare e del welfare, c'è anche quanto le persone dentro gli stabili, le case, riescono a stare insieme. Non a caso le morti di anziani soli capitano nei palazzoni di Via Marconi piuttosto che nei palazzoni di Via Libia, piuttosto laddove c'è una socialità che viene disintegrata. È chiaro, l'ascensore sociale bloccato coincide anche con l'impoverimento di una città metropolitana. Non aver fatto politiche che tenessero conto l'invecchiamento, non solo l'invecchiamento. Noi abbiamo metri quadri tanti per persone sole, poi però dall'altra parte abbiamo studenti fuori sede che per poter venire a Roma devono pagare anche 400-500 euro a posto letto. Allora c'era un progetto messo in cassetto, stimolato sempre da voi, che era quello dello scambio tra generazioni, cioè i giovani possono vivere con le persone anziane sole a San Lorenzo per esempio, ma il giovane non è il studente fuori sede, non è il badante dell'anziano, ma uno scambio tra amici di generazione, l'avevo chiamato, e questo significa farsi carico, come pensare che gli anziani non possono vivere, non hanno un destino, cioè sono destinati a, con patologie che vengono per fortuna curate, eccetera, eccetera. Io ho una nonna di 101 anni che fa il cruciverba, insomma vi dico solo questo, che mi seppellirà sicuro, perché è una donna molto resistente, però è alla fortuna di avere dei nipoti attorno, di si prende cura di lei, ma il destino di molte persone anziane sole a Roma è quello poi di finire in una RSA. Mentre invece noi ci sono delle cose che ci fa piacere raccontarle, che abbiamo fatto, perché Roma ha un modello di co-housing sociale a Ponte di Nona, purtroppo, lì siamo riusciti a farlo, dove le persone vivono da sole
insieme, non da soli, insieme gruppi di anziani che comunque riescono anche, si fanno la spesa loro, decidono la loro giornata, non c'è nessuna cooperativa che gli porta il cibo perché comunque si cucinano da soli, vanno a fare la spesa, hanno anche la palestra e quindi c'è un invecchiamento attivo e anche uno spazio dedicato anche alla socializzazione, tantissime cose, in termini anche di risparmio economico netto dalla parte dell'ente locale, della regione, è importante perché quelle persone invecchiano bene, hanno una socialità, vivono in un bel luogo con il giardino, ricevono ospiti e non sono chiusi dentro un RSA che ci costa il triplo dell'intervento. Dopodiché, tre questioni nodali. Noi abbiamo una città che si è impoverita, quindi si è stancato di sentirmi ripetere questa cosa, ma io la ripeterò a morte perché molte persone, un ceto impiegatizio presente nelle diverse città metropolitane, ma Roma ne è l'esempio, si sono spostati dalla città e quindi hanno fatto lievitare per esempio gli affitti nell'area metropolitana e quelle persone ovviamente fanno la spesa, vivono all'interno dell'area metropolitana, quindi c'è una base di impoverimento delle aree metropolitane perché non c'è più l'economia che circola, perché se una famiglia vive nella città, spende nella città, produce nella città e c'è comunque. Quindi hanno fatto aumentare notevolmente gli affitti fuori nella cinta dell'area metropolitana, come una città che invece si trova a vivere una doppia crisi economica. Coppie con un figlio al massimo, ma per legge devi destinare tot metri quadri. Questo significa che l'amministrazione pubblica è in grandissimo ritardo rispetto alle modifiche introdotte nella società. Dopodiché nel piano povertà, con grandissima fatica, l'ANCI, ero vicepresidente della commissione welfare, è riuscita a inserire fra forme di povertà la povertà dell'abitato. Ormai è un tema sul quale non ci possiamo più foderare gli occhi di prosciutto, quindi all'interno di quel piano con grande fatica, vedremo che succede la finanziaria, c'è un capitolo ad hoc per il quale mi sono venuta a parlare tanto, anche perché il trasferimento dovrebbe avvenire sulle città metropolitane, non sulle regioni che per la morosità incolpevole di tutte le questioni arrivano quando la persona ormai Patrizia pure ne fa qualcosa, si sono anche suicidate perché hanno dei problemi che vogliamo sentire. Patrizia, ultimissima questione, c'è cioè un dato che però riguarda solo Roma che è molto molto grave, usciranno comunicate in questione perché la chiusura delle residenze, perché sta avvenendo una cosa molto grave, sembra che questa giunta voglia finanziare i proprietari dei residenze con una loro casa. Questa è una cosa molto grave perché oltretutto c'è un problema perché quelle strutture non rispondono ai criteri urbanistici, hanno una destinazione di uso particolare, erano uffici poi trasformati in appartamenti, quindi a tutt'al più possono diventare alberghi situati in luoghi della città orribili. Noi pagavamo fino a 3.500 euro, per esempio noi non, il primo residence chiuso che eravamo due, dove le persone vivevano anche con i topi perché questa struttura aveva subito una modifica con delle risolvienti come cartongesso, quindi erano uffici, è chiaro, in un momento come quindi questo... Quindi dove avete fatto in funzione con il cartongesso? €3.800 per 45, insomma, quindi questo lo trovo una cosa, non entro non ti annoio ulteriormente, questo significa che comunque non si vuole dare una chance, alle persone, perché dare una chance alle persone significa che non devono stare più ovviamente tutti insieme, ma anche fare una relazione con il municipio
più vicino, ci sono dei bambini che in questo momento vanno a scuola, festeggiano il loro compleanno e sono felici perché sono usciti, ma il buono casa ce l'hanno in una cazza. E qui mi taccio, spero che il protocollo che abbiamo firmato venga in qualche modo ripreso in mano da qualcuno e questa città ha un patto territoriale per mantenere il fatto. Portato a voler essere una sorta di pescare. Io, dai che ti viene bene. Mi viene molto bene. Io penso una cosa, che sulla politica della casa la situazione è generata nel momento in cui sono create le regioni e alle regioni è stato dato pieno potere su questo contatto. In tutta Italia, non si, no, adesso aspetti, 5 delle regioni hanno preso in mano la gestione della casa pubblica, se bloccato un meccanismo perché sulla casa pubblica è entrata la criminalità organizzata. Dovunque, dalla Sicilia alla Calabria, alla Campania, il Lazio c'è, sta dentro tutto, ma adesso ci sta dentro Milano e probabilmente altre relazioni nostre conoscono di dove ci sono le grandi città, le metropoli, eccetera, tutto il patrimonio pubblico è gestito dalla criminalità organizzata. Non si entra e non si esce in quelle case. Nel Lazio, fra Roma e Latina, c'è un patrimonio pubblico che potrebbe sicuramente, tranquillamente risolvere il cosiddetto problema dell'emergenza abitativa, che insomma, non può essere emergenza una roba di cui si parla da 25 anni, che conosciamo tutti, ma su cui né lo Stato, né la Regione, né alcun politico vuole mettere le mani, se non per prendere clientele e soldi. Ve lo dico, ridite ai vostri amici politici che mi verranno a cercare prima o poi, ma la casa oggi è gestita per avere clientela e soldi. È chiaro che tutto questo ha addossato poi tutto il problema della casa sulla piccola proprietaria. Non è neanche giusto che tutto sommato sia il piccolo proprietario che oggi assolve al problema per quel 20% di popolazione che non può avere la casa in proprietà. Siamo l'unico paese europeo che è arrivata a promuovere la proprietà della casa fino all'80% della propria popolazione, ma quel 20% che è rimasto o gliela regali o gliela regali, e se no stai in affitto. E questo affitto si è riversato sulla proprietà, piccola proprietà, che gestisce questa roba. A volte, a mio parere, non la gestite perfettamente bene, però Angelo sai benissimo che io penso che non sia giusto che siate voi a farvi carico di questo. Siamo arrivati all'assurdo che a Roma ci sono canoni concordati che sono più alti del libero mercato. Non può essere una cosa. Non c'è il problema, è il mercato che fa il prezzo della locazione. Al di là. Il canone concordato non è fatto dal mercato. Il canone concordato è fatto in frutto di una trattativa fra di noi. E ormai è stato superato in basso dal libero mercato che è più basso del canone concordato. Quindi questa è un'anomalia pazzesca, parlo di Roma e tu devo dire no, ma sono 6-7 anni bisognerebbe lavorare perché io penso che ormai lo Stato dovrebbe primo togliere il potere alle regioni dovrebbe abolire le regioni, ma insomma togliere le regioni sono dimostrate il disastro italiano. Allora, il disastro italiano. Ma abolire il peso della politica sul patrimonio pubblico significa liberare risorse, liberare anche risorse economiche. Le case popolari oggi, nella stragrande parte delle aree metropolitane, non parlo del nord-est d'Italia dove la situazione è diversa, ma Milano è esattamente ormai la fotocopia di Roma, Firenze ha grossi problemi anche se meno di noi, tutto il sud e Lazio fa parte del sud pieno quanto la criminalità organizzata, le case sono semidistrutte, ridotte in condizioni pietose, vanno regalate
perché ci costano troppo. Regalate, e a chi ha bisogno di casa, con un'attenta analisi del suo patrimonio economico, va dato un buono perché si affitti una casa. Oggi, nelle condizioni che ci sono oggi, la casa pubblica ha solo senso di creare disagio sociale e criminalità. Scusate, mi sono sfogata. Okay, grazie a te. Basta pensare a quello che diceva l'assessore prima, l'ex assessore alla casa, alla politica sociale, Francesca, quando diceva che in pratica ho fatto tanto per abolire, per smantellare questi ostelli e oggi fanno una legge, una delibera, dove in pratica vogliono riportare in auge questi. Io vi posso dire solo questo: se quella delibera non è andata in porto è per il menefreghismo che ci ha avuto ovviamente il commissario, al quale commissario avevo chiesto solo ed esclusivamente una cosa per farla funzionare quella convenzione, che era solo una garanzia, la garanzia minima nel pagamento dei canoni, perché il proprietario che metteva a disposizione la casa risolveva un problema sociale a un canone concordato. Detto questo, non se ne è fatto nulla. Ovviamente, appena uscita la convenzione, abbiamo dato appartamenti in locazione. Dopo, quando ci cominciavano a chiedere, ma dopo i 3 anni, che succede? Purtroppo non potevamo dire diversamente, abbiamo dovuto dire che ovviamente il comune se ne era lavato le mani e che quelle situazioni passavano in capo ai proprietari. Quindi non è giusto che i proprietari di casa, oltre a mettere a disposizione il proprio appartamento, potevano essere penalizzati da una mancanza ovviamente delle istituzioni che non provvedono a garantire ovviamente il proprietario almeno per il pagamento della. Da allora questa convenzione non ha più funzionato, non funziona, e ci vorrebbe pochissimo per farla funzionare, cosa che invece non è stata ricevuta. Purtroppo Francesca è andata via e quindi non abbiamo potuto portare avanti questa situazione. Per il resto, che vi devo dire? Se parliamo di case popolari, cara Patrizia, ti posso dire questo: è stata sempre gestita male, ma gestita male nel senso che, non so se tu hai mai visto, io non l'ho mai visto, che queste case ovviamente sono passate all'inquilino successivo perché ne aveva bisogno. No, sono andate in successione. E non è possibile, non è possibile. Senza sanatorie. Esatto. E questo che cosa ha fatto nascere? Ha fatto nascere che tutti potevano fare come gli pare, se le rivendevano. Allora a quel punto, se no l'emergenza abitativa non stava a questi livelli, se ci fosse stata una gestione oculare, oggi ti serve, domani non ti serve, se vai oggi, perché parliamoci chiaro, l'unica legge, l'ultima legge è quella del 69, la legge Cesca, ogni Cesca, dopodiché non c'è stato più un finanziamento sulle case popolari, fino allora non c'è l'emergenza abitativa, va bene? Dopodiché si è gestita male e a quel punto questi sono i risultati. Si è venuta a creare dal 2004 ad oggi, al 2016, con un ritardo di 12 anni, una condizione paradossale, dove prima quei canoni erano certamente dei canoni bassi, allora i proprietari non avevano l'interesse a ricercare il canale concordato, perché il mercato immobiliare, dopo la bolla del 99-2001, era ritornato a crescere. E anche i valori degli affitti crescevano insieme ai valori immobiliari. Successivamente alla crisi mondiale, subprime, inizia nel 2007, quindi una crisi finanziaria, quindi futures collegati ai valori degli immobili, anche in Europa arriva questa fase di flesso discendente dei valori e si viene a verificare dopo 6 anni di contrazione del mercato immobiliare che i valori del mercato, quindi l'OMI, l'osservatorio del mercato immobiliare, fa sì che in molte zone di Roma i valori di mercato, quindi quelli del mercato libero, siano più bassi di quelli ancora vigenti all'interno dell'accordo territoriale del 2004. Pertanto oggi il proprietario, diversamente ad allora, ha interesse a utilizzare i valori dell'accordo 2004
perché superano in molte zone di Roma i valori del mercato immobiliare. In centro, per esempio, non c'è questo interesse. E soprattutto questo interesse oggi c'è di più, perché con la cedolare secca al 10% di tassazione, i carichi, le rendite, la casa di proprietà, ma neanche a quella in affitto. Perché non possono pagare i canoni del canale concordato e non riescono a pagare neanche i canoni del mercato libero del fisco. Allora l'accordo di Roma aveva un senso perché anziché dare i soldi alle cooperative che hanno poi provocato, si è scoperto il caso Mafia Capitale a Roma, prendevano 3.000, 3.500, 1.800 addirittura, pasti compresi, pulizie comprese. La gente non sapeva più fare neanche il brodo dentro casa, neanche il minestrone che sapevano più, glielo portavano, già confezionato, già pronto. Anziché dare questi soldi a queste famiglie, che a Roma sono 4.700, i nuclei familiari che venivano gestiti da Mafia Capitale, assegnatari, che non vedevano una lira, vedevano soltanto 30 metri quadrati, tutto quanto era in capo alla cooperativa, si dava 800 euro di buono casa a questi assegnatari degli alloggi presso i residence e con quegli 800 euro si potevano andare a sostenere i canoni di affitto rispetto agli affitti liberi sul libero mercato. E molti, come diceva adesso il nostro presidente Uppi, ci diceva non saremmo stati d'accordo, favorevoli, ma non può durare 3 anni. Quanto dura un contratto d'affitto? Contratto d'affitto normalmente dura 8 anni. Bisognava fare un'azione di copertura di 8 anni. Grazie innanzitutto a Pascucci e a tutti voi per permettermi di condividere la mia esperienza qui con voi. Io vivo, si è già detto tantissimo, praticamente molte cose le condivido, ho letto già il libro. E, niente, io sono lucano, originario di Matera, provincia. Sono venuto qui mantenuto dai miei genitori per studiare comunicazione senza sapere effettivamente quello che volevo fare nella vita e quindi ero mantenuto come tanti ragazzi studenti che dal sud, figlio di una generazione che ha lavorato tanto e che quindi mantiene quelli come me. Fondamentalmente ho cominciato a studiare come attore e recitazione, adesso mi occupo anche di regia e da un po' di anni ho cominciato a mantenermi da solo, quindi fondamentalmente da 12 anni coabito, ho cambiato 4 case e ho sempre come quel 10% perché serviva al padrone di casa, quindi non per sfratto, magari era una scusa del padrone di casa per cacciarmi fuori perché gli serviva l'appartamento. Le problematiche della coabitazione, innanzitutto non è, nel senso io sempre tratto i lati positivi di vivere con altre persone, perché venendo da un paese di 5.000 abitanti, diciamo venire a Roma è un cambiamento di vita abbastanza forte, poi nel 2004 non c'era internet, soprattutto al paese mio, quindi oggi già vedo la differenza dei ragazzi, comunque sono già istruiti su alcune cose, quindi vengono in città e si trovano anche a proprio agio. Per me è stato un vero trauma venire in una città, condividere degli spazi con delle persone che non fossero i miei genitori o i miei fratelli. E condivido il fatto che, giustamente anche come artista, vivere in una casa dove si sta a proprio agio, quindi un ambiente, anche una stanza che non è umida, che sia accogliente, trovare un ambiente ospitale permette poi di vivere la vita in città, quindi fare delle cose. Queste cose ho cominciato paradossalmente a farle dopo 5 anni che ero qui, quindi parecchio ho avuto un periodo tremendo per abituarmi alla città e ho cominciato a vivere fondamentalmente, quindi uscire, fare le amicizie, frequentare i circoli, i cineclub, fondamentalmente ho studiato a Cinecittà, quindi un po' di cose. E oggi come oggi sono un freelance, quindi comunque mi trovo in una situazione di precariato, avendo praticamente 2 lauree, mi divido tra 4 lavori, cioè pizzeria la sera, il motorino,
lavoro in produzione, in cinema, faccio cortometraggi miei, lavoro come attore, con figurazione, insomma cerco giornate che veramente non finiscono mai e si vorrebbe avere sempre più tempo a disposizione per pagare l'affitto, perché fondamentalmente finisce tutto lì. E, condivido... Quanto incide, posso parlare? Sì. Quanto incide l'affitto, diciamo, nel tuo budget mensile? Lo so che è difficile. Tantissimo, perché comunque io non sono magro, nel senso, quindi mangio poco. Anzi, faccio poca spesa e... Poi ci sono le bollette. Poi no, il paradosso, le bollette, sì, esatto. No, il paradosso è quindi, che... diciamo, costo dell'abitare diventa un affitto. Il problema è che non uscivo quando ero mantenuto, quindi risparmiamo tantissimo. Quando mi mantengo da solo, quindi ho meno soldi, esco di più, quindi esco la sera, o frequento donne, vabbè, sono una fidanzata adesso. Però insomma, quindi esco di più, quindi vado al cinema, ho più amici, bisogna andare una sera a teatro, andare al cinema, andare a uscire una cena... andare a cena, quindi tutto, e in più l'affitto incide tantissimo, incide più della metà di quanto riesco a guadagnare, se non quasi tutto, quindi comunque... Quanto spendi di vista per la tua stanza? La stanza viene 400 euro, compreso di condominio e riscaldamento, che comunque va bene. 400 euro? Nel 2004 pagavo 250 euro. In una periferia. Ti posso dire una cosa, sia noi come UPI, ma anche Internet, abbiamo formato ovviamente una commissione con il Comune di Roma per eliminare gli ostelli, la stessa cosa. Bologna funziona, lo so per... No, ma adesso, non è, no, ti posso dire, no, ti posso dire che ce la siamo inventata noi, d'accordo? A Roma ce la siamo inventata noi. Roma è mai passata. No, ma lo sai che è successo? Mai passata. Certo, ma adesso ti posso dire solo una cosa. Sì, ci hanno eliminato, ce l'hanno tolta questa agenzia dicendo che funzionava troppo bene, vero? Allora ti posso dire, oggi le istituzioni sono quelle che non vogliono far funzionare queste strutture per risolvere determinati problemi. Io secondo me non lo vogliono, non li vogliono risolvere, se non ci sono le possibilità, ecco, solo questo. Le istituzioni sono quelle che non fanno funzionare. Ti volevo dire, ma questa è la mia esperienza. L'università che blocca il servizio che ostacola l'affitto in nero agli studenti universitari è una cosa che non servisce, cioè un paese civile non si vede. Ma il proprietario veniva, ti dava la parte del tuo costo zero. Quando la Pinsu è gestita dalla Cascina, e non sta nella cosa in Africa. Vedi di questa situazione si capisce. Certo. Come la pensi, ragazzi? No, allora, il mio progetto è quello di stare in affitto fondamentalmente perché vorrei cambiare adesso casa, visto che sono anche abbassati leggermente gli affitti, perché con il mio coinquilino non condivido una vita, arrivato a 31 anni, vorrei, cioè, appunto, vivere con delle persone anche che mi stimolano a fare cose, non, perché poi se mi intristisco io per come sono io, poi tutto male, poi l'affitto non ci viene ancora di più. Quindi prima cosa è trovare un'altra casa in affitto. E certo, la tentazione è forte perché comunque sia vivere in una casa propria, la cucina, cioè per dire, coabitare con altre persone, devi adattarti alla mentalità di quello che viene dalle Marche o magari viene appunto dalla grande città che ha dei suoi modi di fare. Io che magari all'inizio appunto venivo da un paesino, avevo i miei modi di fare un po' da paese, quindi ero chiuso, mi accorgo che quando ho a che fare con quelli che vengono magari dalla Basilicata, da un paesino, non hanno mai avuto a che fare con delle persone, sono come me 10-12 anni fa, ovvero scontro, cioè magari, quindi cucina non è la tua cucina che vorrei avere come voglio io, ma devi spostare le cose in base a quello che può dare fastidio a lui, oppure portare ragazze a casa, a feste, eccetera, eccetera. È difficile trovare persone che siano sulla tua stessa doccia. Quindi il progetto sì, sarebbe andare a stare da solo. La convivenza è una cosa che mi è sempre venuta in testa perché per risparmiare, perché un monolocale in due lo prendi a 600-300 euro, oppure anche a 500, andando più fuori, quindi devi prendere una macchina, insomma, tutte queste cose qui. Però essendo un precario, quindi devo stare più vicino a Roma, perché se
vado a Guidonia, è una cosa, stare a Pigneto mi permette di incontrare persone, perché se un regista, qualcuno mi chiama domattina, vieni qua, oppure vieni tra mezz'ora, termini, perché ora ci sono, ho visto il tuo curriculum, che fai, sto a Guidonia, bisogna col motorino, prendo, parto, torno, quindi non ho, ho elasticità maggiore, quindi purtroppo sono legato a stare al centro, anche perché poi mi piace Roma, perché vedendo il cinema avevo visto una certa Roma che non è quella che mi aspettavo ovviamente, ma è quella che ho sempre sognato. E, sì, sicuramente è quello di trovare un appartamento dove pago meno. Io mi ricordo, adesso mi è venuto in mente, che i primi anni di università, a parte pagavo 250 euro la singola a Re di Roma, perché la vecchia che avevo, dalla lira, è passata dalla lira da 500.000 lire, mi fece pagare 250, poi si è accorta dei vicini sopra, dicevano, ah, perché c'è uno studente, ma mo l'euro devi far pagare 400, 300. C'è stato un aumento lento in quegli anni, poi anche da parte di questa signora, che diceva, vabbè, ah, quindi sei studente, sei mantenuto, allora puoi pagare 400 euro. Oggi, come dicevi tu, i prezzi sono diminuiti, sono cercando di cambiare casa. Calcola che noi tutti i giorni, tutti ci facciamo funzione, ci chiamano. E il piccolo proprietario, purché ha quell'affitto sicuro, gli abbassa il carro. Cioè, perché oggi tu prendi un conduttore, entra dentro casa, non te paga l'affitto, ci vogliono di liberarlo, tu spese legali, anche di condominio, affitto, ci hai rimesso 15.000 euro. Allora che fai, la casa te la vendi, non la affitti più, capisci? Ma non riesce a vendere. Forse oggi c'è anche questo problema. Quindi... Poi quello che è uscito anche un po' prima, non so comunque se si è sentito, il fatto che comunque sia, quando uno decide di fare lo studente, vado a Roma, devo avere una stanza grande con letto doppio, devo avere tutti i comfort, devo avere questo, questo e quello, pago 600 euro a Piazza Bologna perché scendo e sono all'università. Arrivati alla mia età, mi basta una stanzetta più piccola, cioè non voglio avere quattro, cioè perché tanto a casa non ci voglio neanche stare tantissimo, perché magari vorrei lavorare di più, ergo, letto, appoggio su Roma, quindi andare a pagare, tagliare su quella cosa che è anche un surplus, perché adesso sto a Piazza Malatesta, cioè la metro, ma è un motorino, ho il giardino, il portiere, tutte queste cose che chiaramente vanno a incidere anche sull'affitto, perché paghi 400, però perché hai il portiere, sesto piano luminoso, eccetera eccetera. Quindi andando anche a fare un'analisi di questa cosa, giustamente si trova meno, perché? Perché magari stai fermata, torpignattara sulla casina col tram sotto, e quindi quello incide sull'affitto, si abbassa paradossalmente, no? Anzi, non giustamente. E quindi sì, i progetti sono innanzitutto quello di lavorare, iniziare, però insomma trovare una coabitazione che è troppo difficile. Troppo difficile, la cosa più difficile è trovare. Io nell'ultimo anno vorrei cambiare anche per un fatto che in casa mia non si capisce chi vive, perché ti trovi una persona al buio che ti spunta fuori, perché è uno che non saluta, non fa rumore quando entra, accendi la luce al corridoio e te lo trovi fermo, e per lui è normale, o gente magari appunto lo stesso che gli viene una malattia e non te lo dice. Cioè, del tipo la congiuntivite, tocca cose, tu cominci a grattare, ah sì, perché c'è la congiuntivite, tocco le maniglie. Una cosa brutta da dire, però appunto. Grazie. No, grazie a voi. Dico Giuseppe Pimenti, per molti motivi. Io mi siedo perché sono anziano, un po' più di lui. Abbiamo superato la storia dei. No, non esageriamo. Lei è batterista, lei è batterista. Allora, prima di iniziare vi leggo qualcosa di carino. Questo libro è di Alberto Savinio. Casa, la vita. Leggo due righe, dopo passiamo alla realtà, alla triste realtà. Nulla è tanto propizio all'animo appassionato e curioso dei bambini. Quando gli aspetti colmi e misurati, quali amavano e produssero gli antichi della terra, ovvio nacqui, scorgo talvolta sui campi che spaventati fuggono al passare del tempo,
lupresti di città armate di tutto punto, che a poco mi scoprono la cinta della loro antica forza. E mentre quelle precipitano all'orizzonte, ombre vane di un'età consumata per sempre, ogni volta si sovrappone ad esse la dolce città della mia infanzia. Allora, come di lei, mi risovviene che si lasciava cogliere intera dai miei occhi di bambino, posata come nido candidissimo di albatri nella selvosa conca della valle. Ben fortunato mi reputo di essersi formata laggiù la mia ragione, fra i tempi portatili, le colonne che girano assieme col girare del sole, le statue animate di serena magia, quando brillanti nella compagnia degli alberi, quando le vate oscure di contro l'amorosissimo cielo. Allora, parlavamo di una vita, diceva scherzosamente Carmelo Bene, non si può vivere con la vita, è vero, la vita è veramente tremenda. Io sono venuto a Roma qui, avevo compiuto 18 anni, era lontano 97, sono passati quasi 20 anni che vivo a Roma, sono venuto qui per studiare, e sono venuto qui per raggiungere le mie passioni, i miei desideri più che sogni. I sogni sono belli e sono la realtà, in realtà il sogno è reale, in quanto noi pensiamo di vivere una realtà, ma la realtà è fatta di continui cambiamenti, di continuo divenire degli oggetti e di noi e delle cose. E sono venuto qui col desiderio, che appunto dal greco desiderio, in poche parole, amore vuol dire desiderio. Io sono venuto qui con l'amore di vivere, con l'amore di conoscere, con l'amore di portare avanti le mie idee e quello che avevo. Ho fatto gli studi artistici, già venivo, prima degli studi universitari, venivo appunto dal liceo artistico, che quindi avevo svolto gli studi a Cosenza. Vengo da Spezzano Albanese, come dico sempre, sono nato in terra di Calabria per incidente della vita. Non l'ho deciso io, lo decidono cose che noi non sappiamo nemmeno. E sono venuto appunto qui, venendo già appunto, ricordo, venivo già da una città, quindi l'esperienza con la città l'avevo già fatta. Per me Roma era solamente un prolungamento, una città più grande dove avevo già trovato alcune cose, ma qui ne avrei trovate più maggiori. Sono venuto qui quindi studiando all'Accademia di Belle Arti, ma ho avuto sempre un desiderio enorme, quello di fare musicista, il cantante, il cantautore. Oggi lo faccio, ho fatto anche due dischi, uscirà il prossimo 2000, con un nuovo anno uscirà appunto un nuovo disco, e sperando a niente, perché io non spero, la speranza è dei perdenti, io non sono un perdente, non sono nemmeno un vincente, mi piace amare. E quindi faccio i dischi per amore, non per vincere. Però non mi sento importante, pur essendo vittima di questa società, perché lo siamo vittime, al 90% siamo vittime, ma io ho trovato un rimedio a non sentirmi né vittima e né volerlo essere per forza. L'ho fatto escogitando dei trucchi, ponendo anche delle trappole in maniera scherzosa. Parlavamo appunto delle abitazioni, delle condivisioni con le abitazioni. Io in realtà ho avuto 3500 esperienze, sono venuto qui come studente appunto, quindi ho vissuto con altre persone. All'epoca era così divertente vivere con altri, capisco dal suo punto di vista oggi, così come oggi per me, è più difficoltoso, ho esigenze diverse. Quindi ho vissuto con altra gente, era divertente, passavamo delle serate interessanti, all'epoca si studiava, ma si divertiva un mondo, ma era il momento giusto di doverlo fare. Non si possono fare le cose in ritardo, se si fanno spesso portano secondo me delle errori, anche se non è mai tardi per vivere nuove esperienze o cose che non hai fatto prima. Oggi come oggi mi trovo comunque ad avere un lavoro, fortunatamente a tempo indeterminato, quindi lavoro per una cooperativa sociale, quindi svolgo l'educatore nelle scuole. Parlo di un lavoro di cui non esiste nemmeno un... come si chiama? No, il contratto collettivo esiste, non esiste uno statuto su questo tipo di lavoro, quindi ovviamente si lavora tantissimo, perché io faccio 30 ore settimanali e guadagno a malapena 900 euro.
questo è il rapporto. Io ovviamente mi sono escogitato dei piani malefici, ho scoperto di agenzie che affittano delle stanze e io ho trovato questa cosa molto divertente. Ho cominciato a informarmi, mi sono iscritto in questo sito, non diciamo il nome, insomma, affitto le camere e quindi riesco ad avere non solo la mia camera da letto personale, ma anche il soggiorno e studio libero. Vivo in una casa molto grande, sto in affitto, non ho casa di proprietà e non sogno di averla, la pretendo la casa, la pretendo perché è un diritto. Soprattutto perché si parlava di case, prima di case popolari, tutte queste sciocchezze. La casa è un diritto perché c'è chi ne ha centinaia di palazzi e chi non ha nemmeno una casa. Ecco, l'idea mia, che forse non è antica, penso, la mia idea di casa, di averla, cioè togliete da chi ne ha 100 appartamenti, datela a chi non ne ha proprio. Chi ha 100 appartamenti e ha due figli, si tiene due case per lui, e una la dai figli, il resto va allo Stato, e lo Stato le ridistribuisce a chi non le ha proprio. L'idea banale. E siamo tutti attaccati agli oggetti, siamo tutti attaccati. Bisogna restituire dello Stato. Ma guarda, che tu che non ha bisogno voi. Io non voto. Questa è una provocazione. Anche una provocazione. Però non ti viene in parte di un imprenditore. E chi gli ha detto di fare l'imprenditore? Io faccio l'artista. No, io vi do un po' di felicità. Siete tutti grigi e tristi. Vi do un po' di colore, un po' di entusiasmo. Vedo la gente. Ma quindi tu hai preso una casa in affitto e la riaffisci a pezzi. Un superfitto, no? No, io do felicità anche chi viene a casa mia. Fai il bed and breakfast. Bed and breakfast, sì. Ah, sei un imprenditore. Sono un imprenditore, sì. Io sono un imprenditore. Preferisco non essere. Mezzo e mezzo. C'è più di un'estate che sono venuto. Sì. Secondo me sì. Ah, bello. Mi fa piacere. Non lo sapevo. Un piccolo. Un piccolo. Coabiti, metà da coabitazione. Facciamo un po' di... Facciamo un po' di... No, c'è il brusio. Coabiti dalla coabitazione e richiami un reddito. Sì, aspetta. Di coprire dei costi. Perfetto, con quei soldi diciamo che pago l'affitto, con gli altri soldi faccio la bella vita. Però ci vuole testa, ci vuole impegno. Il mio lavoro non finisce scuola. Il mio lavoro non finisce mai. Oltre che faccio i concerti e vendo i dischi. Faccio i concerti di YouTube e faccio anche vendo pure i quadri, faccio il pittore, ho fatto mille lavori. Ho lavorato nel mondo della musica, faccio dal cantautore, ho fatto dal band assistant al tour manager. Cioè, ho fatto parecchie cose, molto interessanti. La mia vita, per quando siamo vittime di questa società, noi tutti, nessuno escluso, anche qui presenti, che pensate di avere case, avere soldi, non avete nulla. Avete solamente un mucchio di problemi. Non ci abbiamo le case dei soldi. Posso? Sì, prego. Su tutte queste attività ci fanno le casse? Io certo, come no? Allora chiamo nemmeno qualcuno dice, ma il tuo hobby, la musica, la tua passione? No, è una proprio, per me la musica è una vocazione, è proprio una scelta da cui non posso proprio farne a meno, cioè, è una cosa da cui non posso prescindere. Perché avevi smesso per sbaglio? No, io so che prima delle conclusioni di Aurelio, magari Giuseppe vorrebbe anche farci sentire. Sì, ma prima però abbiamo fretta perché la cosa è interessante. No, e sul più bello mi interrompi. Volevo chiedere il permesso alla sala. Se il brano lo vogliono ascoltare adesso o dopo le conclusioni. No, adesso. È interessante perché vediamo che sa fare. Ecco, io lo scoprirei perché Giuseppe, per esempio, ha anche aperto un'azione di finanziamento del suo progetto. È un fatto romantico, questo è un vecchio nuovo disco, uscirà a prescindere. È un vecchio disco che voglio ristampare in supporto nel 33 in vinile, nell'LP, no?
Ah, sì, tu lo il giro rischio lo trovi. Qual è il genere musicale? No, no, a parte che ecco, c'è il ritorno del vinile come sì. feticcio, l'unico supporto musicale che si vende alla grandissima. Sì, il genere musicale qual è, se posso dire? Canzoni. Canzoni, mica sono un filosofo. Musica leggera. Oppure sono un filosofo. Faccela ascoltare. Faccela ascoltare. Faccela ascoltare. Ma questa è una canzone, in realtà vi racconto un pochino la canzone, ma non perché le canzoni non vanno capite, vanno sentite più che capite, sì. Però è divertente l'aneddoto, no? Io mi sono ispirato a un nuovo disco appunto alla pittura e ai quadri di De Chirico alle piazze italiane. Le ho descritte ma raccontandole come se fossero storie tutti i giorni, quindi ci ho messo anche del mio. Questa è una canzone che penso vada bene a livello di emozione un po' per tutti, ci sta un momento in cui bisogna cambiare e andare avanti, no? Il mistero è nella piazza, nel suo centro c'è una vasca, l'orologio si è fermato, ma è l'orario che è sbagliato, la sua strada è deserta, una sagoma mi aspetta. Questi giorni vanno va come il passo dei giganti. Il mistero nella piazza, nel suo portico che spiazza, lo attraverso come tanti, l'assenza dei passanti. È l'ora di andare passa e si imbarazza, i fantasmi del passato non mi hanno mai lasciato, un bacio e sa di ieri, sono perso tra i pensieri e non trovo spiegazioni, sarà l'assenza di illusioni, il mistero è nella piazza, nella vita che ci spiazza, così breve nel suo errore, spero almeno una scaglione, l'ora di andare via, di non guardare indietro, non lasciare la scia. Quando lo Stato non c'è più,
cioè quando lo Stato decide per ragioni varie che si sono sedimentate nel decennio, non è che la storia dell'assenza di abitazione, di una dignitosa collocazione abitativa sia una storia che nasce oggi, è una cosa che si sedimenta negli decenni, sicuramente si è aggravata negli ultimi 30 anni e dagli anni, primi anni 90 ad oggi, noi vediamo che anche frutto delle cosiddette bolle speculative internazionali, ma anche di politiche sempre più confuse e contraddittorie rispetto al settore dell'abitazione, della casa, del diritto alla casa, qualcuno ha fatto diritto alla casa, finalmente si ritorna a parlare di diritto alla casa. Io parlerei di diritto alle case, ma poi vi spiegherò perché. Beh, tutto questo ci porta all'oggi e guardate l'oggi. Patrizia ha detto una cosa che mi ha colpito molto, che questa cosa per cui le regioni non solo aggravano la questione appunto della carenza abitativa, ma addirittura sono, alimentano un mercato nero, un mercato della criminalità organizzata, degli affari, delle cliente. Io sono molto d'accordo con lei. Sono d'accordo col fatto che non essendo più stato un piano strategico nazionale di investimento del pubblico, che non può essere il piano Fanfani, perché quello è figlio di quei tempi, ma che sicuramente dovrebbe essere un piano articolato, che tiene conto appunto delle mutate della mutazione sociale di ciò che oggi noi siamo. Beh, ecco, l'assenza di quella visione che oggi dovrebbe essere diversa porta al fatto che le regioni, anche, e lo abbiamo visto anche in altri ambiti, sono diventate dei centri di posto, dei centri di clientela, dei centri dove le esigenze e le competenze della vita quotidiana sono assolutamente discriminate rispetto alla volontà di immettere sempre più norme che complicano sempre più la vita e per cui lasciano spazio all'interpretazione e alla criminalità di vario tipo. Patrizia dice una cosa che su cui sono anche su questo molto d'accordo. Oggi fare un investimento pubblico sul recupero del patrimonio abitativo pubblico è una operazione sbagliata. Lei dice, diamola, diciamo usando un'estremizzazione, però neanche troppo, diamola ai privati, al mercato o comunque ai privati e cerchiamo di recuperare quel patrimonio facendo un lavoro che è quello di cercare di qualificare pezzi del territorio della nostra città. Ora, questo sarebbe possibile se ci fosse una strategia del pubblico, se ci fosse non un piano regionale, su questo continua a essere d'accordo, ma una strategia nazionale vera. Adesso ho visto che è riemerso dalle ceneri il Ministero della Coesione Sociale, che ricordate che in precedente governo era stato gestito da Barca. Bene, un Ministero della Coesione Sociale serio si dovrebbe occupare proprio di questo, si dovrebbe occupare di capire come quei vuoti, quegli spiacciamenti territoriali, strutturali e sociali possano essere riqualificati, possano ritrovare una certa armonia. Credo che un governo che non so quanto durerà, che però nasce già in modo un po' faticoso, non potrà avere questa visione. Però voi che siete parte di una rete di associazioni, gruppi che si occupano in modo molto quotidiano delle sofferenze delle persone, vi dovete mettere, secondo me, questa è la mia opinione naturalmente, è un contributo, non è una conclusione come avete detto, in testa che oggi la rappresentazione pubblica della sofferenza abitativa è lasciata solo in mano a chi si occupa
dell'estrema emergenza, cioè comitati casa, questi diretti, a volte non tutte diciamo per bene, userò questo eufemismo, e alcune anche collegate storicamente a eventi che poi si sono rivelati anche criminogeni. Però in una città come Roma lasciare il pensiero, la volontà di riqualificare questa città sia dal punto di vista pubblico sia dal punto di vista privato rispetto a un nuovo piano per come abitare questa città, ha solo l'emergenza anche di tipo mediatico, è un, come dire, un torto che si fa ai cittadini romani, perché quelle istanze che vengono portate avanti da quei tipi di gruppi sono importanti, a volte appunto non sempre molto limpidi, però fanno parte di una logica che non è la logica che oggi ho più sentito, che è la logica di assumersi il conflitto che esiste, il 20% della popolazione non può comprarsi una casa e, non, e molte volte non può neanche pagarsi l'affitto, un 20% della popolazione è vero che è una minoranza, ma è una gran massa di persone, e soprattutto alimenta la, la solitudine, la rabbia e l'allontanamento da qualsiasi tipo di socialità, perché quando lui dice io sono un artista e vorrei non vivere in un posto lontano dove posso davvero fare in modo che la mia vocazione abbia un ascolto, ha ragione, perché collega il suo vivere da una parte con quello che mi interessa, con la necessità che ci sia una mobilità, quindi torniamo alla questione di come uno può spostarsi in questa, questa città. Mi limito a Roma, ma sapete che il tema non è che riguardi solo Roma, anche se Milano e altre città hanno più investito rispetto a questa città. Diciamo, la sua vita non può essere presa solo perché lui è collocato lì. La sua vita deve essere presa perché lui è collocato lì, ma avrebbe l'aspirazione di... Cioè, anche la retorica del Fertile Day, di altre cagate che ho dovuto vedere. Cioè, non era un'offesa, uno schiaffo a, a, alla, alla gente. Adesso non la ricordiamo ministro. No, però queste cose qui sono talmente evidenti, tutti le abbiamo evidenti, ma nessuno ne parla. Non so, non è che non ne parla, non, non fa qualcosa di concreto, nel senso che guardate, finché è la rabbia che si esprime, e non parlo a caso, e chiudo su questo, scusatemi, finché si esprime la rabbia, va tutto bene, nel senso che... che qualcuno può dire io quando andrò al governo farò questo, l'altro dirò, ma la rabbia di per sé porta, guardate, a nulla, perché quando si esplodono davvero i conflitti, ormai nelle società moderne, a parte se ci sono dittature eccetera, i conflitti purtroppo si scoppiano nel silenzio, e il silenzio qual è? È che pezzi di società si ritraggono sempre di più dalla vita civile. Guardate i dati degli ultimi 20 anni rispetto alla partecipazione elettorale, non guardate l'ultimo perché è fuorviante, e rispetto a tutta la partecipazione civile di tutti i campi, persino il volontariato ha avuto una flessione di partecipazione. Allora, nascosto nel mondo del lavoro non ne parliamo. Lasciamo perdere. Allora, o le grandi organizzazioni sociali hanno tutte avuto inflessioni enormi, ma perché? Ma perché uno che dalla mattina alla sera deve cercare di trovare il reddito, ma mica può avere il tempo di fare anche volontario o di iscriversi al sindacato, sindacato che non c'è in gran parte del mondo del lavoro dove ci sono i precariati, dove ci sono i precariati. Allora, reti come la vostra, se hanno la funzione di essere ricettori associazioni, gruppi di territorio, di base, che possono insieme costruire un'idea per Roma, fate un grandissimo servizio, perché la politica non ci penserà, né perché ha vinto la Raggi, né perché prima c'era Marino, né perché prima ancora c'era Le Mani. Perché? Perché la politica in questo momento è
incentrata a convogliare o la rabbia sociale o a cercare di come dire, fermare questa rabbia sociale. Nessuno parla, vuole invece risolvere il problema. E il problema purtroppo li sa solo chi davvero li ha. E la gran parte dei politici che abbiamo in questo momento, almeno in alcune istituzioni, questi problemi non li hanno. Andiamo. Grazie.